Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo nel Brunei, un luogo interessante ed affascinante. Il Brunei è tenuto in pugno da un sultano di ferro che detiene tutti i poteri: potere amministrativo, legislativo, giudiziario ed esecutivo. Ed in più è anche il capo religioso del paese, un paese dal punto di vista religioso integralista islamico. Una persona potentissima, una persona affascinante che vuole bene ai propri sudditi ed è una persona che si è dimostrata con il pugno di ferro contro i politici corrotti. È una persona stupenda perché nel Brunei, nel qual caso vi sia un sospetto, il semplice sospetto, che il politico sia corrotto, viene per ordine del sultano messo in prigione, in un tombino, viene cacciato in un pozzo e lì dovrà scontare l'ergastolo. Una volta all'anno viene tirato fuori e preso a frustate. Ecco, questo è un po' il posto ed è molto interessante scoprire che ci sono persone così carismatiche, persone molto carismatiche che hanno dato ordine alla città e hanno anche imposto che la loro figura venisse idolatrata ovunque. In qualsiasi ufficio tu entri, negli hotel, entri nel bagno, dove entri, ti trovi l'icona del sultano. Ecco, questo avviene non solo nei luoghi pubblici chiusi, ma anche all'aperto. Qui siamo nel centro città, Brunei City. Eccoci qua, per esempio, ecco questo qua raffigurato è il sultano, capo religioso e padrone supremo del paese, e questa anche qui in cima negli edifici abbiamo una sua raffigurazione. Cerchiamo di metterla a fuoco anche se con i miei mezzi tecnologici sarà abbastanza difficile, però vediamo se si riesce a mettere un po' a fuoco qualche cosa. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Ecco che io poi, visto così, di primo acchito l'avevo scambiato per il Capitan Findus. Pensavo che era la réclame della Findus quando sono arrivato qui. Poi dopo, guardando bene la figura, sono riuscito a capire che era lo stesso che trovavo negli hotel in giro dappertutto, ovvero il sultano capo padrone. Ecco, questo è un po' il posto, molto interessante, molto. E adesso mi trovo in una struttura pubblica, in un campo sportivo dove comunque viene lasciato così all'aperto, si può entrare se uno vuole giocare a pallone. Qui c'è il campetto per giocare a pallone, infatti i bambini giocano ed è tutto molto semplice, molto la città è tenuta molto bene, pulita, ordinata. Abbiamo questi segni di architettura rabbeggiante e ci troviamo veramente in un posto affascinante, ecco. Ok ragazzi, se avete la possibilità di viaggiare vi consiglio di venire nel Brunei perché è un paese che mi ha sorpreso, è interessante e anche molto rilassante, col classico posto da venire, arrivare, fermarsi qua a fare quel mesetto di vacanza per togliersi la fatica di dosso. Ok ragazzi, appoggio la telecamera da qualche parte per salutarvi e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima. Continuate a seguire i miei video perché vi faccio vedere veramente il Brunei e altre località in modo molto, molto alla buona, però molto sincero. Ok, ciao a tutti.